Signore e signori, gentili telespettatori di Rai Sport, un saluto da Nicola San Giorgio. Immagini che vi giungono, immagini suggestive purtroppo, che vi giungono dal centro storico di L'Aquila, che cerca piano piano di rialzarsi dopo il terremoto del 6 aprile del 2009. Eccolo qui come si presenta il centro storico, e oggi L'Aquila cerca di ritrovare il sorriso anche grazie all'orienteering, alla prova di Coppa Italia Sprint di orienteering proprio nel centro del centro storico del capoluogo abruzzese, e con noi c'è sempre Pietro Illarietti a commentare. Buongiorno a tutti, qua vediamo che si parte subito con i ragazzi delle scuole, con Vincenzo Di Cecco che ha coordinato questo progetto allargato che ha coinvolto centinaia di ragazzi che si chiama Oltre il Banco, coinvolte anche altre discipline sportive. Bella e curiosa la scelta di L'Aquila, del centro storico di L'Aquila. Abbiamo visto tante città coinvolte nel progetto orienteering, le grandi città, Roma, Venezia, abbiamo visto anche Lavarone. Insomma, L'Aquila è una scelta particolare. Sì, una scelta di cuore, una scelta anche dovuta alla sensibilità della federazione che ha voluto essere vicino a quello che è poi il movimento abruzzese guidato da Vincenzo Di Cecco che sta sviluppando tanto, tanto in questa regione. Andiamo a sentire la tracciatrice. Ci presenta la gara di L'Aquila, Maria Novella Sbaraglia, tracciatrice. Per me è stata una grande emozione e un onore tracciare la gara all'Aquila, sia per motivi personali, perché ho vissuto la storia dell'Aquila direttamente, e sia perché il territorio comunque è molto interessante. Gli atleti troveranno un tracciato complicato, vario, perché ci saranno dei passaggi in parchi cittadini e nel centro storico dell'Aquila, solamente in una piccola parte, e quindi il territorio labirintico e impegnativo dal punto di vista tecnico, per questo molto divertente. Perché gli atleti saranno sempre impegnati a leggere la mappa. Eccolo qui, il tracciato 24 di L'Aquila, sì, punti 24 lanterne per gli uomini, disseminate nel centro di L'Aquila, anche una piccola parte del centro storico e parchi 22 per cittadini. le donne. E 22, sì, le lanterne per le donne. Favorite, Pietro? E favoriti, Favorite, ovviamente. favoriti, sicuramente gli uomini, diciamo, gli uomini jet, potremmo così chiamarli, ossia quelli più dotati di maggior spunto veloce. Posso pensare magari al campione italiano Giacomo Zagone, oppure potrei pensare a uno come Marek Adam, che va molto bene. Tra le donne potrei pensare magari Lucia Curzio, potrei pensare Christine Kirchkleckner, vedremo. Assente invece Lia Pacheider, che poteva essere inserita sicuramente tra le favorite, però insomma, ci sono anche ragazze giovani come Anna Giovannelli, insomma, potremmo vedere delle novità rispetto agli ordini d'arrivo classici. Insomma, non si sbilancia Pietro Illarietti, ci sono delle favorite e dei favoriti per questa prova di Coppa Italia Sprint all'Aquila, ma non c'è un vero e proprio Mattatore. mattatore, sì, almeno nei pronostici. Sai, poi nell'orienteering magari fisicamente puoi essere in giornata, poi basta un attimo di distrazione e il favorito può perdere. Qui parte Marek Adam, che secondo me è uno degli atleti sicuramente da tenere d'occhio. È la sua distanza, vediamo cosa farà. Ecco anche Christine Kirchkleckner, che è una ragazza che sicuramente ha dalla sua la costanza oltre all'alto rendimento. Quindi oggi con questa inedita casacca gialla, che sicuramente non è la sua maglia societaria, però sicuramente da tenere d'occhio. Da Tirano qua Marco Della Vedova. Da Tirano Marco Della Vedova fino all'Aquila, grande passione per l'orienteering, che è uno sport sia per i dilettanti che per i professionisti, Professionista, eccolo qua, Emiliano Corona, una invece che fanno giovane, parte dei corpi delle sì, forze armate. lui è della Forestale, una giovane che è Anna Giovannelli, lei è dell'Orientieri Indolomiti, viene dalla provincia di Belluno. E allora anche Anna Giovannelli, scusate, dà il
via alla propria gara. In questa sprint più o meno ci metteranno fra i 15 e i 18 minuti gli atleti. Sicuramente, ecco, non è uno specialista a mio modo di vedere delle gare sprint, però può sicuramente fare molto molto bene Roberto Dalla Valle. Lui è l'uomo delle sorprese, guarda. Uomo delle sorprese Roberto Dalla Valle, e lo scopriremo tra poco. Heike Torgler intanto pronta a partire, così come Giacomo Zagonel, neo campione italiano, ha vinto a Lavarone. Esatto. Nella sprint. Mano fasciata per Heike Torgler, per lei un ultimo periodo un po' sfortunato, da cui parte Lucia Curzio, sicuramente ragazza veloce. Dicevamo di Heike Torgler, dal mondiale l'anno scorso che si è svolto in Italia, una serie importante di infortuni, prima una caviglia, ora vedete anche una mano, però fortunatamente l'infortunio alla mano non le impedisce di correre. Via, si parte subito sulla scalinata. Giornata estiva ed assolata, temperature che hanno raggiunto i 25 gradi, dunque non tantissimo per fortuna, quindi condizioni ideali, ottimali, giornata di sole, non troppo calda, giornata dunque condizioni ottimali per gareggiare, per fare orienteering, anche per i più piccoli, proprio i più piccoli in assoluto. Assolutamente sì, quello era Simone Grassi con le sue bambine, Zoe e... non ricordo il nome dell'altra piccola. Comunque lui è un orientista di lungo corso, è stato anche tecnico nel settore mountain bike. Questa invece è l'Aquila, è più la parte nel parco prima di arrivare alla Basilica di Collemaggio. Siamo nel pomeriggio del sabato, quindi le temperature qui sono già un pochino scese, mentre il giorno dopo si correrà nel bosco alla mattina. Suggestivo il passaggio nel centro storico di L'Aquila, martoriato dal terremoto del 2009, L'Aquila che si sta piano piano rialzando. Sì, molto piano, e gli atleti non hanno forse il tempo per alzare la testa e guardarsi attorno, però sicuramente hanno percepito questo centro storico così inusuale, così probabilmente anche... purtroppo bisogna dirlo, fin troppo calmo, mentre in altre circostanze, come quando si gareggia a Venezia o quando si è gareggiato a Belluno, c'era, oppure quando eravamo a Roma, tantissima gente. Oggi purtroppo le vie sono desolatamente libere. Alessio Sabbadini va a punzonare, sì, dici bene, sulla lanterna fissata nel centro storico. Fabiano Bettega, lui che si diletta anche con la mountain bike, dove ha ottenuto piazzamenti internazionali importanti, e qui Eddie Sandri. Si corre in questa due giorni abruzzese, prima L'Aquila, poi Lucoli per la prova middle di Coppa Italia, ma non si corre soltanto nell'orienteering, no Pietro? No, certo, come ricordiamo sempre, mountain bike, sci e trail. A proposito di trail, sempre, sempre complimenti a Michele Cera, lui che viene dalla provincia di Vicenza, da Gromolo delle Abbadesse, che si è laureato campione del mondo di trail orienteering. Quindi l'Italia, dopo Roberta Falda, ha un nuovo campione del mondo di trail orientamento. Lui è Michele Cera, ma tutta la nazionale italiana di trail orientamento si è ben comportata, e con lui c'erano anche Alessio Tenani, Remo Madella in questa trasferta di Zagabria. Ma torniamo all'Aquila, dove invece Daniele Pagliari, anche lui atleta del gruppo sportivo Forestale, sta cercando la sua lanterna. Abbiamo parlato di sci, di mountain bike, di trailo. Che cos'è il trailo, visto che sci e mountain bike insomma si capiscono? Il trailo è l'orienteering di precisione, in due, praticamente non conta la componente fisica ma solamente quella intellettuale, e bisogna avere buona vista e buone capacità di percezione di quello che è il terreno di fronte a sé. Il trailo, che viene diviso a sua volta in due diciamo così sottocategorie, e il pre-o, che è l'orientieri proprio di precisione, e il tempo, cioè rispondere in modo preciso ma molto più velocemente degli altri, quindi c'è una componente di tempo. Arriva Laura Carluccio. Sì, stavamo parlando di orienteering e delle varie discipline all'interno di questo sport, ed è, ricordiamo, uno sport che possono praticare tutti si possono avvicinare a questo sport, i più giovani, i più anziani, ed è uno sport che si adatta molto anche ai disabili. Assolutamente, con il trail.
Ci siamo, non abbiamo citato l'arrivo di Anna Giovannelli, che al momento è prima, una atleta classe 1997, lei ha 18:36 temporaneamente al primo posto nella categoria femminile. 18 minuti e 36 dunque per Anna Giovannelli, ma devono arrivare ancora le atlete più forti come Christine Kirchlechner ed anche Lucia Curzio, che abbiamo visto prima inquadrata. Dalla Puglia Luigi Larichi, anche bravo organizzatore, mentre Viola Zagonella è sicuramente una ragazza che aveva delle ambizioni, vedremo se riuscirà a salire sul podio. Al momento non mi sembra che la sua corsa sia brillante ed è anche dietro Anna Giovannelli. Viola Zagonella che è veramente stanca. Eh sì, distrutta Viola Zagonella da questa prova sprint all'Aquila. Adesso mancano ancora però gli arrivi dei più forti, quindi non può stare tranquilla sicuramente Anna Giovannelli. Maria Chiara Crepa da Viganò, paesino della Brianza, e Alessio Tenani, che in carriera si è tolto tante soddisfazioni nella sprint, vincitore 4 volte del meeting di Venezia. Non particolarmente soddisfatto, no, Alessio Tenani. Probabilmente il suo fisico non è ancora al top della forma, non mi sembrava brillantissimo. Arriva sì Lucia Curzio ed è prima, 17 minuti e 45, dunque avanti di quasi un minuto rispetto ad Anna Giovannelli. Arrivata anche Heike Torgler, eccolo qui l'azzurro che puntava deciso alla vittoria oggi. Il campione italiano è Giacomo Zagonel. 15 minuti e 44 secondi per Giacomo Zagonel, campione italiano sprint. Dopo la prova di Lavarone, Jessica Orler adesso. È un'altra delle tesserate dell'Orienti US Primiero. US Primiero che è una sorta di Real Madrid dell'Orientering italiano. Loro sono tanti, sono bravi, sono e vincono organizzati. Quasi e vincono quasi sempre. Arrivano tutti gli altri protagonisti via via, ma noi aspettiamo ancora Christine Kirchlechner. Eccola qui, Christine Kirchlechner. Oggi ci ha sta arrivando con la sua maglia gialla, velocissima. Ci ha un po' ingannato con questa maglia gialla, non l'abbiamo riconosciuta immediatamente. E chiude in 16 minuti e 46, dunque. Brava, veramente brava. Prima, attenzione, primissima. Roberto Dalla Valle, lui che ha in questo momento stracciato ogni avversario, ogni primato, sì, assolutamente. Direi che con i suoi 15 minuti e 11 secondi l'atleta del Monte Ginner è primo davanti e dunque a Giacomo Zagonelli. Mare si assicura Calam. La Coppa Italia maschile, mentre la Coppa Italia femminile va a Christine Kirchlechner. Volevo citare come sempre tra i giovani Irene Pozzebona della Besanese, poi Francesca Taufer, vediamo poi da citare sicuramente anche Arianna Taufer, Mattia De Bertolis, Fabio Brunetti e Fabiano Bettica. Questo è il podio poi della categoria MEV20. Si va chiudendo dunque questa prima suggestiva giornata di Coppa Italia all'Aquila, poi ci si trasferirà a Lucoli, esatto, il giorno successivo. Colle Maggio. Roberto Dalla Valle, dopo la long di Quantin, vittoria anche nella sprint, un corridore completo. Sì, dai, oggi è andata molto bene, direi. Ho fatto solo qualche piccola imprecisione, però per il resto stavo molto bene di gambe. Sì, sono contento, dai. Qual è l'emozione di correre nel centro dell'Aquila? Ma bello, devo dire che il tracciato era molto bello, scorrevole e anche in qualche parte da stare un po' attenti e mi sono divertito molto. Vincitrice della sprint di L'Aquila, Christine Kirchlechner. Sì, è una gara impressionante, molto emotiva anche, perché comunque correndo in quello che rimane della città d'Aquila è impressionante e comunque anche durante la gara, durante lo sforzo si riusciva a catturare un po' la forza del terremoto che l'ha distrutta in pratica. Personalmente invece che prova è stata? Mi sono divertita, era una gara fluida, nel senso che correndo si potevano fare tutte le scelte e nello stesso momento bisognava sempre stare molto attenti a leggere la carta per non commettere errori. Bello il ricordo di Christine Kirchlechner e l'emozione che ha provato in questa gara sprint, soprattutto nei passaggi
nel centro storico di L'Aquila. Certo, qua è Vincenzo Di Cecco che prepara la cerimonia di premiazione, Christine Kirchleckner che si è dimostrata ragazza sensibile e attenta a quello che era poi quello che le stava attorno, insomma, molto sensibile alla tragedia del 2009, dove la città è stata praticamente per certi aspetti rasa al suolo, sono state spaccate delle famiglie, perché poi, come ci raccontavano gli abitanti dell'Aquila, alcuni si sono trasferiti provvisoriamente e poi alla fine non sono mai più rientrati, quindi una situazione veramente drammatica. Il podio di questa gara sprint di L'Aquila, le premiazioni. Eccoci, ci siamo e ci trasferiamo a Lucoli, vicino a Dovindoli, per chi non conoscesse la zona. Siamo a Campo Felice, qui si scia in inverno, mentre d'estate è un bellissimo altipiano. E stanno per affrontare la gara middle gli atleti qui gara a middle. Lucoli, dunque sì. Gara su una distanza maggiore e quindi chiaramente richiederà un tempo maggiore per completare, certo, il tracciato, il percorso. Ascoltiamo e Cesare, andiamo a sentire il tracciatore. Cesare Tarabocchia, tracciatore di oggi, nessuno come lei conosce questo terreno e questa gara. Terreno che è il terreno ideale per tracciarci una middle, perché ha zone tecnicamente molto diverse fra loro, a distanze ravvicinate l'una dall'altra, quindi cambiamenti improvvisi di tipo di terreno, di velocità, di tecnica da applicare. Vincerà chi sa fare queste cose, quindi chi sa cambiare tecnica in tempi brevissimi. Le middle devono avere punti vicini, ma devono comunque avere scelte di percorso, e qua ci saranno scelte di percorso anche su 100-150 metri di punti di controllo. Perfetta la spiegazione. Direi di sì, come hai capito, tracciatore. Qui molto importante il colpo d'occhio, continui cambi di direzione, quindi Cesare Tarabocchia ha dato una spiegazione impeccabile. Abbiamo visto prima 18 lanterne per le donne. Qua invece vediamo che arriviamo a addirittura più di 30. A 32 lanterne per gli uomini, dunque una gara molto impegnativa. Ricordo soltanto che in questo doppio appuntamento abruzzese sono più di 650 gli iscritti, e quindi insomma sì, una gran bella presenza. Un bel successo organizzativo per l'associazione Verde 3 guidata da Vincenzo Di Cecco, e sicuramente non è così semplice portare in una zona non tradizionalmente battuta dagli orientisti così tanta gente, mentre magari per gli organizzatori del Trentino, del Veneto è più semplice avere grossi numeri. Veramente complimenti a Vincenzo Di Cecco e a tutto il suo staff che ha lavorato tantissimo. Lì vediamo invece abbiamo Maria Novella Sbaraglia, scusami, tracciatrice di ieri. Pietro, abbiamo visto una immagine curiosa e anche suggestiva, se vogliamo, perché abbiamo visto quante categorie sono in gara oggi. Si arrivava fino ai 65-70. Anche 70, sicuramente sì. Beh, se tu calcoli che quando si sono disputati i campionati italiani avevamo più di 20 categorie, quindi erano tanti titoli da segnare. L'occhiolino che c'è stato fatto era di Pagliari, Daniele Pagliari, mentre parte ancora con il suo braccio fasciato. Sì, con il suo polso fasciato, Heike Torgler. Eccola Christine Kirchleckner, che abbiamo visto vincere la gara sprint di L'Aquila. Vediamo come si cimenterà tra i boschi di Lucoli. Beh, sicuramente favorita numero uno anche oggi. Poi una cosa che dobbiamo dire: oggi non ci sono alcuni concorrenti, perché sono alcuni dei ragazzi che sono venuti ieri fino all'Aquila, tu pensa, oggi sono ripartiti immediatamente perché devono andare in Scandinavia per disputare delle gare, quindi una toccata e fuga un attimo all'Aquila. Sì, e molto poi rispetto per questi ragazzi che sono scesi fino all'Aquila per fare un quarto d'ora di gara. Quindi Roberto Dalla Valle, uno dei possibili protagonisti di questa gara. Assolutamente sì, ad esempio oggi non vedremo Giacomo Zagonè. Non c'è Lia Pacheider, che insomma anche non lei c'era neanche all'Aquila. Esatto, sono concentrati sprint sulle gare di livello internazionale. Augusto Cavazzani che va a punzonare una delle 32 lanterne disseminate nel bosco di Lucoli per gli uomini. La romana Adrienne Brandi, sicuramente lei punta al podio oggi.
veramente belle le immagini di queste praterie vicine a Roma, fondamentalmente Ovindoli, sì, si trova circa un'ora e mezza da Roma. Beh, bisogna dire che ad esempio qua vedi Anna Caglio della Polisportiva Besanese, ad esempio la Polisportiva Besanese ha organizzato un pullman, 56 persone, si sono partite dalla Lombardia, 10 ore di viaggio e sono venute fino all'Aquila e Lucoli. Qua invece seguiamo con la nostra telecamera, con la nostra lepre che insegue Roberto Dalla Valle per dare proprio le emozioni dentro la gara. Una gara dunque nella gara anche per l'operatore che deve essere preparato anche fisicamente per inseguire gli atleti. Eccola, Christine Kirchleckner alla ricerca della sua lanterna. Ecco, vedete, questa è proprio un'immagine particolare e un'immagine che spiega molto l'orienteering. Si corre, ma non si corre soltanto guardando avanti, si corre cercando il punto giusto dove andare a punzonare e poi per poi cercare la successiva lanterna. Non si corre a caso nell'orienteering. Non si corre a caso. Emiliano Corona. Uomo del bosco, sicuramente l'abbiamo già ricordato, ma lui è uno molto bravo in questo tipo di situazione. Uno che punta al podio sicuramente Emiliano Corona quest'oggi nella gara middle, e lei è la strafavorita di giornata. Ancora Christine Kirchleckner, chiaramente telecamere che si soffermano sulla campionessa. Alto a Tesina, Christine Kirchleckner. E puntano al podio tutte e tre le più forti partecipanti della società meranese. Sì. Ci sono anche Aike e Jutta Torgler. Sì, sicuramente sì, anche per il discorso che facevamo prima, che oggi ci sono alcuni concorrenti in meno rispetto alla prova di ieri. Ecco, Aike Torgler sembra ben messa, vedi, controlla molto attentamente, passi molto piccoli per non... per stare attento dove praticamente si ascolta il terreno con l'utilizzo dei piedi. E poi anche per avere una migliore lettura della cartina, insomma, non si muove molto, certo, la cartina se non si fanno passi troppo lunghi. Scelgono strade diverse gli atleti, questa è anche un'altra caratteristica dell'orienteering, si cerca la strada più corta, più agevole per raggiungere le lanterne. Interpretazione. Ecco Jutta Torgler, anche lei dello Sport Club Merano, sale su questa rampa molto impegnativa, non so se si percepisce, ma qui la pendenza è molto molto accentuata. Un'ultima occhiata alla cartina per cercare la lanterna e adesso andrà a trovarla dietro qualche cespuglio. A volte sono dispettosi i tracciatori. Sì, bisogna un po' metterli in difficoltà. Noi l'abbiamo seguita e non l'abbiamo proprio più mollata fino alla... eccola qui la lanterna punzonata da Jutta Torgler. Eccoci all'arrivo tra i giovani, sempre molto brillante Mattia De Bertolis, che chiude in 26 minuti e 6 secondi. È primo nella sua categoria, arriva anche Johnny Malacarne, Sebastian Inderst in questo caso, italo-svizzero. Al momento ha optato per una tessera italiana, quindi potrebbe essere che in futuro lo vedremo magari anche lottare per una maglia azzurra. Eccola, Adrienne Brandi, che conclude la sua fatica. La ricordiamo vincitrice qui a Roma, dove si è disputato il la primo terra, il meeting, il Roma Meeting, e lei lì si è aggiudicata una delle tre prove in villa. Arriva Emiliano Corona. Emiliano Corona è sul podio. Per il momento è in prima posizione. Sì, sicuramente è uomo da podio, non sembra nemmeno lui molto soddisfatto, dietro di lui Curzio. 42 minuti e 23 per Emiliano Corona, per il momento in testa. Aike Torgler adesso. Con questo suo stile inconfondibile oramai. Eccola Aike Torgler che chiude in 40 minuti e 29 secondi. Arriva anche sua sorella Jutta Torgler. È molto meglio della di Aike Torgler, fa Jutta Torgler, che chiude in 38 e 46, dunque sotto i 40 minuti abbondantemente. Non supera le sorelle Torgler invece Andreina Brandi, CCR Roma, società appunto della capitale. Arriva decisamente affaticata. Stai attento perché qua Brandi. Marek Adam. Marek Adam. E Marek Adam
chiude in 41.09, dunque è in testa. Lotta con Roberto Dalla Valle. Questa è una lotta veramente serrata all'ultimo secondo. Roberto Dalla Valle, per Roberto Dalla Valle 41.09 anche per Roberto Dalla Valle. Ma qua va, lei Cristina Kirchner. Cristina Kirchner. 33 minuti e 16 secondi, straprima Cristina Kirchner. Eccolo qui, direi il podio. Sì. 5 minuti e mezzo ha dato a Jutta Torgler. Invece Marek Adam ha dovuto 41.09 Marek Adam, no, scusate, 41.21 per Roberto Dalla Valle. Terzo beh, certo, insomma, sicuramente sarà successo di arrivare a pari merito con lo stesso identico tempo, però insomma, è veramente molto difficile. Molto difficile, molto difficile. Andiamo a sentire i vincitori. Cristina Kirchner, vittoria sprint, vittoria middle, un weekend a Leoni. Sì, direi che era anche il mio terreno oggi, una gara bellissima, subito dall'inizio. Per dire la verità non pensavo di vincere con un margine così netto, perché alla fine ho commesso qualche errore, devo ancora analizzare bene la gara. Mi sentivo sempre sicurissima in carta, a parte gli errori che ho commesso, però sono sempre riuscita a rilocalizzarmi subito. Sono riuscita veramente a interpretare bene la carta e mi sono trovata bene. Sicuramente anche la corsa, che oggi mi sentivo in piena forma, non chiedermi perché, però le gambe andavano. Allora, Marek Adam quest'anno in Italia risultati sempre positivi. Sì, un po' cresciuto in orienteering, stanno crescendo i risultati in atletica leggera e adesso sono molto contento per la gara di oggi. Allora, i tuoi impegni nel futuro, un sogno è quello di una 6 giorni? Sì, io aspetto quella gara, faccio un po' di allenamenti di fisico, spero che anche dopo il campionato italiano di long e di staffetta, questo mio, diciamo, sogno, arrivare sul podio. Ecco, hai fatto tanti risultati in atletica, adesso sei tornato all'orienteering perché tu ce l'hai proprio nel cuore. Sì, sì, il primo sport in mia vita è orienteering. Atletica leggera mi piace, però io ho cresciuto in questo sport e vorrei fare orienteering. Una bella d'amore. Dichiarazione d'amore, sì, di Marek Adam verso l'orienteering. E poi abbiamo avuto modo anche di ascoltare sicuramente una frase che si dice nell'orienteering da Cristina Kirchner, cioè oggi mi sentivo in carta. Sì, sicuramente, era concentratissima. Qui il presidente Mauro Gazzerro riceve il riconoscimento di Oltre il Banco, ricordiamo questo progetto che vede coinvolte anche altre federazioni e ha visto coinvolti i ragazzi delle scuole dell'Abruzzo. Qui sale con Roberto Dalla Valle e Emiliano Corona, Marek Adam, il vincitore di oggi. Veramente bravo, l'uomo che viene dal mare ha domato le montagne. Le montagne, vincendo la Coppa Italia. E qui il trio da specialità Merano. Middle. Eccole qua, le tre meranesi. Cristina Kirchner e le sorelle Torgler, Jutta e Aike Torgler, che completano dunque il podio femminile. Bisogna ricordare che lì a Lucoli c'è stato anche un grandissimo supporto della locale, del gruppo di volontari locale, che ha allestito una vera e propria cucina da campo. Ascoltiamo però gli organizzatori. Allora, Enzo Imbastaro, presidente CONI Abruzzo, e Vincenzo Di Cecco, organizzatore. Qual è l'impressione su questo movimento dell'orienteering? Grande impressione, l'orienteering è una delle discipline più praticate a livello scolastico, questo ci fa ben sperare per un futuro roseo per questa disciplina, quindi mi complimento con gli organizzatori per essere riusciti a portare qui all'Aquila, a Lucoli in particolare, questo evento, questo territorio martoriato ma comunque sempre bellissimo. Hanno avuto modo di vivere qualche giornata insieme agli aquilani e questo è l'obiettivo principale, si spera che si possa ripetere anche in futuro. Grazie. Vincenzo Di Cecco, invece per voi un bilancio positivo, ve l'aspettavate un ritorno del genere? No, sinceramente
non pensavamo di riscuotere questa grossa partecipazione. Abbiamo 700 atleti, quindi siamo veramente contenti e soddisfatti. Abbiamo lavorato moltissimo, questo è un progetto che è partito a ottobre e questa è la parte terminale, quindi sono molto felice e molto contento. E come ha detto il presidente Impastaro, speriamo presto di poterci ripetere e quindi avviare anche qui in Abruzzo una grossa attività orientistica. Speriamo assolutamente di rivedere l'orienteering in Abruzzo, così come in altre località italiane, come sempre facciamo. Grazie a Pietro Illarietti e al suo impegno. Finisce anche questa due giorni abruzzese, prima L'Aquila e poi Lucoli. Io allora non mi resta che ringraziare Daniele Casagrande per l'assistenza tecnica. Grazie a te Pietro Illarietti. È sempre un piacere commentare con te. Vi ricordo gli appuntamenti di fine stagione, che saranno L'Aprica e Venezia. Un grazie come sempre al nostro montatore Claudio Russo. E allora, un buon proseguimento con i programmi di Rai Sport e alla prossima con l'Orienteering. A presto!